Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme, vedremo che cosa ci proporranno le nostre tre protagoniste di oggi, selezionate perché hanno condiviso il loro progetto sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, in particolare nella settimana dal 14 al 20 settembre. Iniziamo subito perché soprattutto alla fine del video abbiamo una carrellata di nuovi prodotti da farvi vedere che vi illustrerò dettagliatamente, che davvero non potete perdere. Quindi iniziamo subito con il primo progetto. Il primo progetto di quest'oggi è di Lucia Iliano. Come potete vedere, lei ha preso spunto da un tutorial della Fatta Tutto Fare di qualche anno fa. Una bellissima borsa a sacco davvero semplice da realizzare. Infatti anche Lucia, che ci ha detto essere alle prime armi, quindi una principiante dello sferruzzamento, è riuscita molto semplicemente a realizzare questa borsa. Lei ha utilizzato il cordino Swan Regular nella variante verde e ha utilizzato nel dettaglio l'uncinetto numero 4. I punti sono tutti a maglia bassa allungata. Come potete vedere, ha poi utilizzato questi manici tondi. Solitamente, ecco, ci soffermiamo più sul filato utilizzato. Quest'oggi invece di parlare dello Swan, che comunque conoscete benissimo, questo cordino che potete trovare in diverse dimensioni, con diversi spessori, se slim, magnum o medium, in busta oppure in rocca, quest'oggi invece vogliamo parlarvi dei manici, quindi offrirvi delle alternative ai manici tondi utilizzati da Lucia. Infatti, se volete realizzare la stessa borsa a sacco, quella che ha utilizzato Lucia è una borsa a sacco che ha le dimensioni di 20x25. Potete utilizzare magari, ecco, queste altre due varianti di manici. Quindi o questi, che sono i manici circolari in legno con il diametro da 13,5, oppure quest'altri ancora che a me piacciono tantissimo, che sono i manici giunco e legno tacheo chiaro, color chiaro, davvero molto belli. E soprattutto se volete realizzare appunto una tipologia di borsa per le cose necessarie, non so, il portafogli, le chiavi, il cellulare, insomma il minimo indispensabile. Se invece volete realizzare una borsa un po' più grande, allora a questo punto è anche un po' più colorata, a questo punto vi consiglierei questi. I manici con i toni acetati. Vedete questo bellissimo con questo effetto marmorizzato tendente al nocciola, oppure questi viola con i pois bianchi. E insomma, ecco, aggiungiamo una borsa in più al nostro guardaroba. Brava Lucia! Il secondo progetto di quest'oggi è di Daniela Cellotti. Lei, come potete vedere, si è portata già avanti con le decorazioni natalizie. Infatti ha realizzato questa bellissima pallina trasparente, con appunto la pallina trasparente che potete trovare sul nostro catalogo, e l'handy bianco argento. Ci ha detto che con una rocca è riuscita, pensate, a realizzare ben 80 decorazioni. Quindi insomma c'è davvero un bel po' da fare, e in maniera del tutto davvero pratica ed economica. Ci ha detto che segue dei tutorial su YouTube vari e poi li adatta alle proprie esigenze, alle proprie idee, e una appunto di queste riguarda la pallina che potete vedere, realizzata con la pallina in plastica. Lei ha scelto quella da 7 cm, quindi poco più piccola di questa, perché questa invece è da 10, e ricoperta, quindi lavorata con l'handy. Le è piaciuto davvero molto questo progetto, si è trovata bene con l'handy, che ha lavorato con uncinetto 1,5, quindi comunque molto sottile, ovviamente, perché l'handy lo è e lo richiede. Ma insomma, con le palline trasparenti davvero ci si può realizzare qualsiasi cosa. Poi oltretutto hanno questo pratico foro che permette davvero di poterle apporre ovunque, e quindi potete davvero divertirvi. Il secondo progetto, come sapete, riguarda l'assistenza, e quindi Daniela Cellotti appunto ha acquistato sul nostro sito, e quindi abbiamo deciso di continuare un discorso in realtà già iniziato la scorsa settimana.
Quindi, come acquistare? La scorsa settimana abbiamo visto come registrarsi, perché è il primo passo da fare, e vi abbiamo spiegato la differenza tra cliente e ospite, e oggi invece vediamo proprio praticamente come acquistare, quindi come inserire un prodotto nel carrello e poi arrivare alla conclusione dell'ordine. Andiamo per gradi però e vedete questo tutorial. La prima cosa da fare è andare sul nostro sito www.tessilan.com. Successivamente potete cliccare su Accedi qualora foste già registrati come clienti, oppure cliccare su Registrati se questo è il vostro primo ordine e volete creare un account. Come potete vedere, il nostro sito è diviso in categorie. Abbiamo home, filati, tutto borse, attrezzi, applicazioni, arti creative, tutorial, offerte e per te. E ognuno di essi ha all'interno delle sottocategorie. Questo per facilitare la ricerca e quindi renderla più semplice e anche più rapida. Mettiamo ad esempio per ipotesi che volessimo acquistare un filato in mistolana. Cliccate appunto su mistolana, applicate uno tra i vari filtri proposti, infatti come potete vedere c'è marca, colore, composizione oppure dimensione, mettiamo ad esempio 105-6. Ecco, questi sono tutti i mistilana che rientrano in questa categoria di uncinetto 5-6. Poi mettiamo per ipotesi che vogliamo acquistare il Gabriel grigio lime. Selezionate le quantità qui di acquisto, quindi aumentando oppure diminuendo in base alle varie frecce, e poi cliccate su aggiungi. Qui ci sarà il riepilogo del prodotto che avete appena deciso di acquistare e qualora voleste acquistare anche altri articoli dovete cliccare su continuare shopping, altrimenti procedete con l'ordine. Procedete con l'ordine e a questo punto vi sarà presentato nuovamente il riepilogo dei prodotti e ancora potrete modificare l'articolo, quindi decidere se eliminarlo qualora non lo voleste più acquistare oppure se aumentare o diminuire la quantità. Se volete continuare lo shopping, cliccate ancora su continuare lo shopping, altrimenti procedete con l'ordine. Controllate nuovamente tutti i prodotti, perché una volta concluso l'ordine non è possibile apportare modifiche, aggiunte o sostituzioni di nessun genere. L'unico modo per modificare o cambiare anche solo il colore di un gomitolo è contattarci telefonicamente e vedere, qualora non fosse ancora andato in lavorazione, se è possibile annullare l'ordine. Una volta controllati quindi tutti i prodotti presenti nel carrello, procedete con l'ordine, cliccate nuovamente su procedi con l'ordine e arrivate a questa schermata. Questa schermata vi comparirà solo qualora non aveste già effettuato l'accesso o la registrazione prima di inserire i prodotti nel carrello. In tal caso, appunto, qualora non l'aveste già fatto, potete decidervi se quindi registrarvi, qualora fosse il primo acquisto, se registrarvi come ospite oppure come cliente, oppure qualora aveste già un vostro account, cliccare su Accedi, inserire i vari campi e poi cliccare su Continua. Quindi, se anche voi, come Daniela, volete acquistare sul nostro sito queste bellissime palline trasparenti, oppure l'handy, l'aiuta, insomma, di materiale con il quale realizzare le decorazioni natalizie, e non solo, ce ne sono davvero tanti, mi auguro che adesso possiate avere, insomma, le idee un po' più chiare. Poi sapete che comunque, insomma, ci siamo sempre noi dell'assistenza a guidarvi. Adesso passiamo alla foto che ha ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata. Di chi sarà? La foto che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana che abbiamo analizzato in questa puntata di Tessilan Condivision è un gradito ritorno, vale a dire Laura Paramento. La foto che ha ottenuto più mi piace appunto è questa, quindi questo bellissimo golfino, ma probabilmente il fatto che comunque abbia vinto è anche per il messaggio che ci ha voluto dare, vale a dire che Laura ha realizzato questo bellissimo golfino per la sua adorata mamma di ben, pensate, 93 anni, e ci ha raccontato, insomma, una storia molto dolce che è un messaggio senz'altro
notevole, ecco, che merita attenzione. Vale a dire che infatti appunto ha catturato la vostra, eleggendola come la foto più cliccata. Lei ci ha raccontato che all'inizio ovviamente era sua madre che provvedeva e che quindi realizzava dei meravigliosi maglioncini, golfini per lei, e che fin dall'età dei 5 anni ha piano piano insegnato anche a Laura come sferruzzare, e adesso ovviamente con l'avanzare dell'età e alcuni probabilmente acciacchi da non poco, è Laura che realizza qualcosa con le sue proprie mani, con il suo tempo, alla sua adorata mamma. E infatti ha realizzato questo bellissimo golfino con questo, quindi il bravissimo Viola, e ci ha detto che per una taglia 50 ha utilizzato circa 275 grammi di filato, e che, come potete vedere, è tutta maglia rasata, eccezione fatta per la fascia inferiore, che invece è tutto appunto catenella. E appunto ci ha detto che le è piaciuto molto realizzarlo, perché è sempre bello insomma realizzare qualcosa per le persone che si ama, soprattutto se lo hanno fatto per noi, ce l'hanno insegnato e adesso insomma ne hanno più bisogno. Quindi davvero brava Laura, e grazie anche per il messaggio che ci hai trasmesso, che ci hai permesso anche di poter comunicare a chi ci vede. Allora, visti tutti i progetti di quest'oggi, che mi auguro senz'altro che possano esservi stati insomma un po' di ispirazione, adesso vediamo una serie di articoli che fanno parte di un'azienda leader nel settore, vale a dire la Prima, un'azienda insomma davvero garanzia di qualità e anche di vastità di prodotti. E infatti quest'oggi vi presenteremo alcuni prodotti appena giunti nel nostro catalogo, uno diverso dall'altro, una con una sua specifica caratteristica, per un suo specifico utilizzo, che siamo certi vi agevoleranno nella vita di tutti i giorni. Iniziamo subito con il primo articolo e poi seguiranno gli altri. Iniziamo da questo, un pratico tagliafilo dotato anche di cordoncino, in modo tale che possiate anche indossarlo. Questo perché? Perché la lama, che come potete vedere è inserita un po' più in profondità rispetto all'involucro esterno, in modo tale da poter lavorare e tagliare e quindi indossare questo tagliafilo in tutta sicurezza. La lama però è in acciaio, è davvero di alta qualità, infatti vi consente di tagliare un filo davvero con una facilità estrema, davvero molto utile, poi soprattutto se indossato insomma, voglio dire, comodo, molto molto comodo. Una volta cucito, togliamo adesso le asole o le imbastiture, ed eccolo qui il pratico oggetto dal design davvero ergonomico, che permette quindi di lavorare senza fatica con questa superficie bianca e con queste incalanature che vi consentiranno quindi di tenere l'oggetto e di poterlo utilizzare in tutta tranquillità e serenità. Oltretutto anche questo pratico tappino, eccolo qua, che vi consente sia di riporre l'oggetto in tutta sicurezza e sia, ponendolo qui nella parte inferiore, di poterlo allungare e quindi insomma avere una maggiore destrezza nell'utilizzo. Poi abbiamo queste, che sono le spille. Allora, ci sono queste, che sono le spille fermamaglie in acciaio inossidabile da 135 mm, e poi abbiamo queste bianca e rosa, le bellissime, dolcissime spille neonato da 55 mm, che potete apporre appunto queste come fermamaglie, oppure questa ad esempio per fermare i body, soprattutto all'inizio non si sa mai quale sia la misura esatta, ecco, possono essere senz'altro molto molto utili. Passiamo adesso però ad un altro oggetto, che è questo, il portagomitolo. È in plastica ed è appunto un portagomitolo che vi consente di inserire il gomitolo all'interno e poi di poterlo utilizzare in tutta tranquillità. Vi consente quindi di poter estrarre il filo senza problemi. Questo cosa consente? Che il lavoro ovviamente diventa molto più scorrevole, ma allo stesso tempo evita quindi grovigli e salvaguardia anche i vostri gomitoli da sporco e polvere. Davvero molto molto pratico. Passiamo adesso invece agli infilanastri. Nastri ed elastici, anche questi della Prim. Questi li vedete in tre misure, che sono 6,
12 e 18 mm, quindi tre pezzi che ovviamente variano in base alla grandezza dell'infilanastro oppure elastico. Parliamo dell'infilanastro, ecco qua, noi prendiamo quindi un classico nastro, questo insomma è il numero 12, uno di quelli presenti all'interno del nostro catalogo. Prendiamo quindi l'infilanastro ed è molto semplice, vi risolverà tutte quelle volte che il pantalone del pigiama o della tuta ha fatto fuoriuscire il nastro. Ecco, inserite quindi il nastro così, lo reinserite nella parte superiore, ecco qua. In questo modo potete far sì che, io adesso faccio proprio un piccolo esempio al volo, potete far sì in questo modo che il nastro possa essere perfettamente inserito nuovamente in tutta facilità, perché avrete qualcosa di sicuro, perché ovviamente la punta è arrotondata ed è in plastica, quindi insomma non ci saranno problemi, e allo stesso tempo anche pratico, proprio perché ha una insomma si può maneggiare davvero con estrema semplicità. E oltretutto può essere utilizzato anche per i cordini, per gli elastici, come questi ad esempio. Infatti questo grazie ai pratici fori che ci sono. Infatti anche questo si inserisce da un lato, si fa fuoriuscire dall'altro e il concetto insomma ecco è lo stesso, quindi poi potete inserirlo tranquillamente. A proposito di cordoncini, ecco qua, dei cordoncini che insomma ci avete, devo dire, richiesto in tanti, che sono i classici cordoncini elastici o anche stringa, filo, insomma come volete chiamarlo, che potete trovare in grigio, rosso, beige e blu, ma credetemi sono in arrivo anche bianchi e neri. Il diametro è di 2,5 mm e sono adatti per l'uso sia come nastri elastici per cappelli, anche per mascherine, per orli, polsini, finiture. A proposito di finiture, finalmente sono arrivati quindi questi nastri che potete inserire tranquillamente quando fate o gli zainetti oppure le felpe nei pratici in filanudo. Ecco, finalmente abbiamo risolto il problema di insomma ecco di trovare questi cordoncini in giro per l'Italia. Eccoli qua, ce li abbiamo noi. Poi non è finita qui, abbiamo le clip insomma, eccole qui. Allora, potete trovarle in due versioni. Questo è il nero. Le clip, come sapete, insomma, sono utilissime. Avrete quindi sia il maschio che la femmina e finalmente potrete chiudere giacche oppure il pantalone che avrà perso chissà dove quella famosa clip. Ecco qua, mi basterà quindi cucire sia da una parte che dall'altra le due clip e poterle utilizzare. Questa è quella da 30 mm. In nero ci sono anche da 17, da 15, da 13 e da 11, scusate, ma ci sono anche in nickel. E in nickel le abbiamo da 30 mm, da 21, da 17, da 15 e da 11. Per quanto riguarda le quantità presenti, sono varie perché ovviamente variano in base alla misura della singola clip. Adesso passiamo agli altri due articoli che sono delle vere e proprie chicche. Uno è questo. Eccola qua, non lo vedete tutto perché, credetemi, questa è la versione più piccola, la 32x47, ma c'è anche la 60x9, la base di taglio per taglierine. Quindi potrete utilizzare e potrete realizzare i vostri articoli in tessuto su questo piano da lavoro, che potrete trovare con due misure, con i centimetri oppure da quest'altro lato anche in pollici. È un materiale molto robusto ma allo stesso tempo anche molto flessibile, molto resistente, infatti anche insomma con il pratico taglierino, come potete vedere, potete utilizzarlo e non si rovinerà assolutamente, e oltretutto vi consente di vedere sia i gradi, ecco qui vedete i 90 gradi, ma anche 45 gradi, vedete da qui. Ecco qua, classico quadrato, e qui abbiamo anche 45 gradi, utilissimo. E concludiamo con un articolo che davvero potrete utilizzare per moltissime cose. Una lente di ingrandimento a LED. Allora, analizziamola nel dettaglio, vi si presenterà, insomma, ecco, è già montata, quindi non dovrete proprio
trovare difficoltà nel montaggio. Si presenta in questo modo. Questa è la base, che poi successivamente vi farò vedere come potrete utilizzarla. Poi c'è questa, che è la lente di ingrandimento, che vi consentirà quindi di vedere tutti i punti, i lavori, i ricami, se volete utilizzarla anche per leggerlo, insomma non ci sono problemi. C'è questa pratica lente di ingrandimento che quindi vi permetterà di vedere tutto nel dettaglio. E ce n'è anche un'altra, che è questa, la più piccola, che ingrandirà 8 volte in più, infatti è per 8, il punto che state realizzando, quindi per vedere davvero qualsiasi cosa, molto molto utile. È flessibile, nel senso che si può regolare, infatti gira per 180 gradi, ecco qua, vedete, una volta che avete trovato la giusta regolazione, la fissate qui, girando la vite, e la stessa cosa anche per questa, per la base, una volta trovata la giusta direzione, girate, ecco qua, e lo potrete fissare. Ma non è finita qui. Il problema magari di vedere qualcosa con una luce ottimale e che vi permetterà di vedere anche il punto più piccolo, ecco qui, la chicca. Una luce a LED che potete ruotare e che si spegne semplicemente girandola e quindi chiudendola. Luce che potrete ottenere inserendo le batterie, che ovviamente non sono comprese all'interno della scatola, oppure anche se avete magari un caricatore con un jack da 3, potete tranquillamente inserirlo e quindi caricarlo allo stesso identico modo. Ecco qua, e quindi potete lavorare e illuminare il vostro lavoro in questo modo. Ma come possiamo indossarla e utilizzarla? Vediamolo. Belli questi articoli, vero? E poi l'utilità di questa lente di ingrandimento a LED è davvero meravigliosa. Utilità che non avete ancora finito di vedere, perché vi spiego il modo in cui può essere posta. Allora, potete porla tanto in piedi, così, quindi poggiate, avvitate bene la vite in modo tale da fissarlo, e poi scegliete voi la posizione che volete lasciare della lente di ingrandimento in base ovviamente al lavoro che dovete svolgere. Quindi può essere posta tanto così direttamente sul piano da lavoro, soprattutto se magari dovete infilare il filo nella cruna di un ago, oppure se dovete fare un lavoro di ricamo, un bottone, se volete leggere qualcosa, insomma ecco, può essere posto tanto così, oppure in un modo meraviglioso che secondo me vi sarà davvero molto molto utile, potete indossarla. Non ci credete? Faccio vedere io. Ecco qua. Potete anche indossarla e quindi comodamente con l'uncinetto o con i ferri, in modo tale da avere un'idea insomma più chiara del lavoro che state svolgendo, la ponete così, la indossate, modificate ovviamente l'inclinazione della lente e svolgete il vostro lavoro. Fantastico. E anche la puntata di quest'oggi di Tessilan Condivision si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così ogni volta che vedrete Tessilan Condivision, Tessilan News e anche qualcos'altro, potrete ecco saperlo, e ovviamente di cliccare anche un mi piace qualora vi fosse piaciuto il video, di cliccare però il mi piace anche agli altri social per seguirci, quindi la nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, TikTok, Instagram e Pinterest, di commentare qui sotto il video in modo tale da poter ricevere tutte le informazioni di cui avete bisogno, comunque darci anche dei suggerimenti che sapete sono sempre ben accetti, e di cliccare sui link che potete trovare sotto il video in modo tale da conoscere nel dettaglio tutti i prodotti analizzati quest'oggi. E basta, io vi do allora appuntamento a giovedì prossimo, grazie ancora per averci seguito e ciao!